Voi non lo sapete, ma la lezione è stata fortemente a rischio, perché tutti i servizi di Sapienza sono inaccessibili. Per fortuna sta funzionando. Perfetto, ci siamo. Se voglio vedermela, ci siamo ragazzi. Allora, buongiorno a tutti. Niente, proseguiamo più o meno da dove avevamo interrotto. Stiamo facendo la disamina dei principali neuromodulatori. Abbiamo già affrontato acetilcolina e dopamina e vi ricordo più o meno dove abbiamo terminato con la dopamina. Solo per ricordarvi due cose finali che in qualche modo forse è bene che rimangano. Primo, il meccanismo di sostanze, di farmaci come l'apomorfina ci costringe a fare i conti col fatto che a volte un farmaco può agire contemporaneamente, o meglio, in situazioni diverse, o come agonista o come antagonista. Nel caso specifico, non è l'unico modo quello che sto per dire, ma nel caso specifico dell'apomorfina, agendo o a bassi dosaggi a livello presinaptico sugli autorecettori o a livello postsinaptico, ma a più elevati dosaggi. Ma ripeto, quello che ci tengo in questo caso, della ragione per cui l'ho richiamato, è solo per dire che magari con altri meccanismi uno stesso farmaco può esercitare azioni opposte di segno. L'altra cosa che abbiamo imparato sempre con i recettori dopaminergici è che una specie di regola che ha governato la farmacologia per alcuni anni, quella di un neuromodulatore o un neurotrasmettitore, un recettore, in realtà in molti casi non vale più. Vi ho già detto che esistono diversi recettori dopaminergici, diversamente dislocati nei diversi indipendenti sistemi dopaminergici. Per certi versi questo è anche da una parte spiega spesso effetti sul comportamento diversi del neurotrasmettitore, del neuromodulatore o del farmaco che agisce su di essi. Dall'altro, in qualche modo, è uno degli aspetti su cui sarebbe opportuno che la farmacologia sempre più indirizzi la scelta di farmaci mirati in maniera tale da aumentare la selettività e da diminuire gli effetti eventualmente avversi. Come abbiamo già visto, sostanzialmente dopamina e noradrenalina hanno
derivano meglio da una simile catena di eventi che parte dal precursore, che come al solito poi è quello che rinnoviamo continuamente attraverso l'assunzione degli alimenti, dei nutrienti. In qualche modo questo spiega pure perché alcune sostanze o alcune droghe, per esempio cocaina e anfetamina, agiscano e sui meccanismi dopaminergici e sui meccanismi noradrenergici. Già detto, proprio lo dice abbastanza chiaramente il Carlson, i termini noradrenalina e norepinefrina sono del tutto identici, semplicemente adrenalina è l'etimologia latina, facendo riferimento al fatto che una ghiandola che imparerete a conoscere molto bene quando faremo i meccanismi dello stress, una ghiandola surrenale, quindi collocata sopra il rene, è tra le altre cose secretrice di adrenum sopra il rene, di adrenalina o di epinefron, dal greco epinefrina. I termini sono equivalenti. Come sostanzialmente, tranne piccolissime differenze, noradrenalina e adrenalina sono sostanzialmente molto simili. E dicevamo, quindi, il fatto che derivano da una catena di sintesi biochimica sostanzialmente identica giustifica pure il fatto che facciano parte della stessa sottofamiglia delle catecolamine. Vi ribadisco per l'ennesima volta che poi a loro volta le catecolamine, insieme principalmente, anche se non esclusivamente, alle cosiddette indolammine, costituisce le monoammine, contrapposte alle ammine quaternarie a cui invece appartiene l'acetilcolina. La noradrenalina è un altro neuromodulatore importante, entra in gioco certamente nel mantenimento della vigilanza, entra in gioco in alcuni fenomeni di apprendimento e ha, per certi versi, per vostra facilitazione, un unico meccanismo, o meglio, un unico sistema che parte da una struttura collocata a livello pontino chiamata locus ceruleus. Come al solito, banalmente, termine, nome che deriva dal fatto che alla grossolana osservazione del tessuto di questi nuclei pontini appare di colorito ceruleo. Come vedete, questo sistema proietta estesamente al cervello, ma abbondantemente in corteccia, in qualche modo rendendo ragione di questa azione generale che, fra le altre azioni, il sistema noradrenergico ha sul mantenimento dell'attenzione, sul mantenimento della vigilanza. Una peculiarità, potremmo dire strutturale, della trasmissione noradrenergica rispetto ad altre trasmissioni di neuromodulatori è che la noradrenalina, invece di essere liberata a livello del terminale assonico, dove sono i bottoni terminali, viene liberata da delle varici, dei piccoli rigonfiamenti, se volete, a forma, vi dice il libro, di chicco di grano, disposti sull'assone. Anche per la noradrenalina, come per la dopamina, sono stati individuati
diversi sottotipi ricettoriali tendono a essere prevalentemente eccitatori e prevalentemente metabotropici come meccanismo. E quindi vedete la solita figura, sempre sul cervello di ratto, che vi fa vedere le estese proiezioni, ma come al solito ve l'ho già detto, sono distribuzioni al cervello che in parte coincidono fra i sistemi di neuromodulatori centrali. Comunque apprezzerete l'estesa proiezione in corteccia. Vi dicevo prima che la simile derivazione, chiamiamola così, biochimica di dopamina e norepinefrina, tra le altre cose, spiega che alcuni farmaci, sempre nell'accezione larga con cui usiamo il termine farmaco, e in primis cocaina e anfetamina, agiscono contemporaneamente sia sul meccanismo dopaminergico che sul meccanismo noradrenergico, e il meccanismo è sostanzialmente quello del blocco della ricaptazione. Sapete già che il blocco della ricaptazione a livello presinattico determina che il neurotrasmettitore viene lasciato per più tempo disponibile nella fessura e quindi continua a esercitare la sua azione a livello post-sinattico. La storia degli eventi bellici di questo secolo è strettamente intrecciata allo sviluppo dei farmaci, chiamateli farmaci, che adesso voi li chiamate droghe, ma molti di questi sono nati farmaci anche nell'accezione corrente, perché venivano distribuiti in maniera legale e non come sono attualmente. Un altro aspetto bizzarro dell'uso massiccio delle droghe, poi andremo nello specifico dell'anfetamina, è che molte di queste hanno preceduto la scoperta della farmacologia. Per capirci, vi ho detto che c'è un momento topico nella storia in cui si è individuata l'esistenza di una comunicazione chimica. Otto Lewy, l'esperimento sui due cuori, la citercolina. Quello è del 1921. Ma per esempio, la scoperta e i primi utilizzi dell'anfetamina sono anteriori, come identicamente la scoperta e l'utilizzo della morfina è anteriore. Questo, in qualche modo, se volete, vi aiuta anche maggiormente a riflettere sul fatto che molte sostanze, molti farmaci, che poi siano diventati droga, adesso è secondario, sono stati spesso introdotti, utilizzati, indipendentemente non solo dalla conoscenza dei meccanismi, ma addirittura indipendentemente dal fatto che si sapeva che esistesse una chimica cerebrale. Perché, ripeto, l'anfetamina è del 19, mentre la dimostrazione, il premio Nobel di Otto Lewy sulla citercolina, è del 1921. La ragione per cui anfetamina, cocaina, morfina fecero la loro irruzione prima sul teatro di guerra della prima guerra mondiale e poi assai più massicciamente nella seconda è molto semplice, perché alcune delle loro azioni principali venivano e vengono ritenute, come dire, desiderabili, perdonate il termine, per
il comportamento in guerra. Nel caso dell'anfetamina, l'aumento della vigilanza, l'aumento dei riflessi è la caratteristica principale, non un caso. Ripeto, fu molto meno massivo la prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale fu introdotto sui primi piloti, i primi aerei che cominciarono a volare nella prima guerra mondiale, per massimizzare la vigilanza e la prontezza di riflesso dei piloti. In realtà nella prima guerra mondiale si usò tantissima morfina e tantissima cocaina, per ragioni diverse. Nel caso della morfina, in qualche modo, sfruttando le sue capacità di analgesia, quindi della riduzione del dolore dei soldati, o le sue capacità parzialmente anche come ansiolitiche, quindi più pronti a sostenere certe forme di compartimento. Al contrario, la cocaina, che è anteriore come introduzione all'anfetamina, fu largamente usata sempre per massimizzare la speed, in qualche modo, dei combattenti. Ricordate che la ragione per cui poi anfetamina e cocaina, morfina, hanno preceduto l'individuazione della neurochimica cerebrale, non solo ci dice che sono avvenuti in assenza di una conoscenza del modo in cui esercitavano i loro effetti, ma sono conseguenza del fatto che sono molto facilmente estraibili da preparati naturali. Così vale, ma è millenario, per la morfina dal papavero da oppio, così vale per l'anfetamina da una pianta da cui si estrae l'efedrina, che è una sostanza sostanzialmente molto simile all'anfetamina. Quindi sostanzialmente furono scoperte le loro azioni perché esiste una cultura antica, diciamo così, dell'uso di estratti in generale da piante per massimizzare il combattimento. Addirittura si racconta che alcuni più o meno leggendari guerrieri norvegesi, i Berserk, nell'VIII-X secolo, ugualmente assumessero preparati a base di efedrina per massimizzare il loro combattimento. Ma guardate, questa storia non è una storia lontana, è una storia vicina. Nel corso, storicamente finita, in realtà non è affatto finita, di tutti gli anni della della guerra dell'ISIS, lo Stato Islamico in Siria, in Iraq, si è fatto uso di una nuova sostanza di sintesi chiamata Capcon, pesantemente sintetizzata in laboratori clandestini, di nuovo per massimizzare l'abilità bellica, ma anche per andare incontro alla morte, cioè, visto che, come sapete, il suicidio imbottendosi di esplosivo era un rituale tra i comportamenti bellici dei fondamentalisti. Ma anche qua, nessuna sorpresa, tutti i suicidi, i piloti cosiddetti kamikaze della seconda guerra mondiale in Giappone, erano imbottiti di anfetamina. Anzi, se ne produsse così tanta durante la fase bellica, ma non solo in Giappone, nella Germania nazista, negli alleati di anticamente, che dopo la guerra le mafie giapponesi, gli Yakuza, per anni camparono sostanzialmente, perdonate il termine, con i depositi di anfetamine che erano state sviluppate per la seconda guerra mondiale.
Ovviamente, poi, e questo in qualche modo ci insegna pure una forma di relativizzazione storica delle sostanze, perché sono diventate droghe solo a un certo punto, visto che per molti anni sono state considerate sostanze lecite o addirittura da usarsi massivamente. Come sapete, in anni più recenti, e ritornando a un meccanismo noradrenergico, il mercato dell'abuso ha visto sia preparati direttamente connessi alle anfetamine, le metanfetamine, sia preparati connessi al meccanismo noradrenergico, ma come vedremo più avanti anche a quello serotoninergico. Metilene dimetilanfetamina è quella che comunemente si chiama estasi. Ma anche il termine estasi non rimanda a una sola sostanza, perché sapete molto probabilmente che una gamma di diverse preparazioni sono ancora usate nel mercato dell'abuso di queste sostanze. Ma anche l'estasi, vi stupirà, ha avuto una breve stagione legale. Negli anni 90, principalmente negli Stati Uniti, venne utilizzata in contesto psicoterapeutico. La ragione qual era? La ragione è che un aspetto nella gamma degli effetti di quella che poi è diventata una droga, la capacità di empatizzare con l'altro, veniva usata come desiderabile in contesto terapeutico, perché in qualche modo favoriva il processo di transfert fra terapeuta e paziente, evidentemente, prima che poi entrasse nelle tabelle delle sostanze illegali. Quindi verrebbe da dire quasi che davvero, a parte adesso la precisazione lessicale che abbiamo fatto all'inizio del corso di queste lezioni, in cui vi ho detto chiamerò sostanze, chiamerò farmaci, non solo i medicinali, ma in realtà poi i confini fra l'uno e l'altro davvero li hanno stabiliti i tempi, la cultura e la legislazione degli stati. Questo non vuole togliere importanza e ovviamente preoccupazione per la costellazione di conseguenze negative di quelle che sono comunemente chiamate droghe, e arriverà un momento nel corso del programma, proprio verso la fine, in cui parleremo esclusivamente di sostanze d'abuso, ma semmai è per il contrario, di spostare l'attenzione sul fatto come spesso anche alcuni farmaci propriamente detti, cioè medicinali, sono suscettibili di avere conseguenze secondarie indesiderabili tanto quanto alcune, tra virgolette, droghe. No, questo è semplicemente un elenco di effetti differenziati a parità di meccanismo noradrenergico fra le anfetamine, la metanfetamina e l'estasi. E qui vedete come, a parte l'aspetto euforizzante dell'estasi, però la maggior parte delle altre cose sono quelle che hanno giustificato l'utilizzo psicoterapeutico: la facilità a socializzare, una forma di pace interiore e un aumento di consapevolezza di sé. Mentre al contrario, quello che si è sempre chiesto alle anfetamine è sostanzialmente l'aspetto energizzante, l'aspetto attivante di queste sostanze. Vi ricordo, anche se non è molto bello quello che sto per dirvi, non vorrei che fosse equivocato, che ci sono state generazioni di studenti, prevalentemente studenti di medicina, perché per cultura e conoscenza era più appropriato, che hanno fatto uso di anfetamine finalizzate, come dire, allo studio sostanzialmente, per la semplice ragione che evidentemente certe chiuse che alcune persone fanno gli ultimi giorni in concomitanza di un esame, ovviamente
vengono favorite da queste sostanze, sia perché mantengono alti il livello di... No, non fate così, non è... Una delle cose che... no, perché prima che fate segni positivi e desiderabili, perché positivo e desiderabile non è, è che uno non è un farmacologo e la farmacocinetica delle anfetamine c'ha ovviamente una componente che potremmo banalmente chiamare app. Questa è quella desiderabile. Stare svegli, tante ore di studio, l'impressione di... Però poi c'è la fase down. Se male, dosi i tempi e quella ti scatta durante l'esame. Beh, non hai fatto un bel affare anche nei termini di banale profitto, se tale la volete chiamare, nella prestazione. Vi devo ricordare, stante proprio la tipologia di diversi recettori metabotropici della noradrenalina, mentre la maggior parte agiscono sull'attenzione e la vigilanza, almeno uno agisce anche sul comportamento alimentare. E nei fatti le anfetamine sono tra le sostanze anoressizzanti. Anche qui non vi fate interessare, perché non è una bella scelta quella di dimagrire grazie alle anfetamine. Tra le sostanze, no, forse è più facile qua, tra le sostanze che intervengono sul meccanismo noradrenergico incontrate, o almeno avete incontrato sul Carlson, l'acido fusarico, che è un antagonista noradrenergico. Avete incontrato la reserpina, ma vi ricordate che la reserpina non è un antagonista noradrenergico, è un antagonista di tutte le monoamine, stante che il suo meccanismo è quello di precludere l'immagazzinamento in vescicola. Avete incontrato invece fra gli agonisti il moclobemide, che agisce col meccanismo che già conoscete di inibizione dell'enzima monoaminossidasi, in questo caso monoaminossidasi A. Mentre, rimando al futuro, l'ultima sostanza è la desipramina. Rimando al futuro perché? Perché entra in gioco tra i diversi farmaci per la depressione. La maggior parte dei farmaci, ne parleremo stesso oggi, tra qualche minuto, sono agonisti serotoninergici, ma un gruppo relativamente limitato di pazienti depressi risponde anche a un'azione agonistica specifica della norepinefrina. E come per la maggior parte dei serotoninergici, il meccanismo è il blocco della ricaptazione della serotonina. In questo caso il meccanismo è il blocco della ricaptazione della norepinefrina o della noradrenalina. La desipramina è il principale di questi farmaci. Ne parleremo però più avanti, e vi ricordo che anche qua l'acronimo, l'abbreviazione che più volte useremo è SNRI, contrapposto a SSRI, mentre SSRI per bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina, SNRI sta per bloccanti selettivi della ricaptazione della noradrenalina. Per certi versi molto più rilevante per la farmacologia è l'ultima delle monoamine che affronteremo, che è la serotonina, che appartiene alla sottofamiglia delle indolamine. La storia di sintesi stavolta parte da un diverso precursore, anche questo presente in moltissimi alimenti, che è il triptofano, per esempio nel latte, per esempio nel mais. E anche qui non è necessario che più di tanto entriate nella logica biochimica, perché come vedete c'è una
consuetudine che si ripete, enzimi che provocano diverse sintesi fino ad arrivare al finale neurotrasmettitore. Vi ricordo, perché l'avete già incontrato, che il blocco dell'enzima triptofano idrossilasi, quello che converte il triptofano, è il meccanismo d'azione con cui agisce la paraclorofenilalanina, che è un antagonista serotoninergico. L'abbiamo visto fra i primi meccanismi di azione dei farmaci, anche se, come vi ho detto già all'epoca, non lo si può considerare un vero e proprio farmaco, perché è stato più utilizzato per scopi di ricerca, per cercare di identificare se la serotonina era il neuromodulatore che induceva il sonno. La serotonina entra in gioco in molti aspetti fondamentali del comportamento, e molta parte della lezione di oggi sarà sulla serotonina, proprio per le sue implicazioni nel comportamento. Perché? Perché già qua vedete elencato dolore, livello di arousal, di attivazione, quindi sonno, emozioni, comportamento alimentare. Anche nel caso della serotonina, per certi versi ancor più della norepinefrina, è qua, non dico periodico, ma si accumulano sempre più evidenze di diversi sottotipi recettoriali. Noi sono stati evidenziati fino a 12, fino a qualche anno fa, ma non è escluso che nel frattempo altri diversi recettori serotoninergici siano stati evidenziati. Una cosa che vedremo più avanti, per certi versi ci chiarisce, o meglio no, trova ragione in questa nutrita serie di diversi recettori per la serotonina. Dal punto di vista circuitistico, almeno da dove parte, tutto è più facile, perché c'è un principale sistema serotoninergico collocato a livello mesencefalico, e la struttura in cui ci sono gli addensamenti più numerosi di neuroni serotoninergici è la struttura chiamata nuclei derrate. Nuclei derrate perché sono diversi nuclei che contengono neuroni serotoninergici, derrate perché sono collocati a livello medio sagittale del mesencefalo. Anche qua, senza bisogno eccessivo di fermarci, vedete le estese proiezioni a tutto il cervello, ma anche fortemente in corteccia, del sistema serotoninergico. Vedete anche però delle proiezioni verso i livelli più bassi, e questo in parte ha a che fare con l'azione, una delle tante, la serotonina, di mediare la percezione del dolore. Cioè di entrare in gioco nella questa è un'altra proiezione che ci fa vedere le parti troncoencefaliche dei meccanismi serotoninergici. I farmaci, proprio perché è così importante in molti disturbi psicologici e psichiatrici, proprio perché esistono così tanti sottotipi, almeno 12, di recettori serotoninergici, la farmacologia che agisce sulla serotonina è davvero molto molto numerosa. Non la faremo tutta adesso, perché molte cose inutile farle adesso, perché le rimanderemo a quando parleremo di depressione, quando parleremo di disturbo ossessivo compulsivo, quando parleremo di disturbi di panico. Vi sto citando vari contesti in cui il trattamento con agonisti serotoninergici, è il trattamento principale. Tra i farmaci che agiscono con un blocco
blocco della ricaptazione della serotonina c'è la fenfluramina. Anche se agisce con un meccanismo simile a molti antidepressivi, in realtà è un farmaco per combattere, tra virgolette, per il trattamento farmacologico dell'obesità. E in maniera diversa, prima si davano le anfetamine, in maniera del tutto diversa il meccanismo entra in gioco nella soppressione del comportamento alimentare, ma vi ripeto, non scherzate, è un farmaco maggiore e la scelta di una farmacologia come questa per combattere l'eccessiva obesità è una scelta di casi estremi che non riguardano invece, come dire, le periodiche preoccupazioni che possiamo o non possiamo avere per un po' di ciccia in più, evidentemente. Lo dicevo già prima, l'estasi, l'MDMA, in realtà agisce sia sul sistema non adrenergico, sia sul sistema non adrenergico, in qualche modo rendendo ragioni anche qua delle azioni multiple che esercita questa per adesso sostanza d'abuso. Ovviamente, un pezzo della storia dei serotoninergici è intrinsecamente legata alla depressione. Guardate prima questo, non so come chiamarlo, perché è una specie di modello teorico più che un grafico. Che vi fa vedere? Vi fa vedere tutte cose, o meglio, cose che per la maggior parte incontreremo più avanti, cioè contesti patologici in cui si utilizzano elettivamente farmaci serotoninergici. E qui vedete certamente la depressione, il disturbo ossessivo-compulsivo. Panico, tutti e tre li faremo accuratamente e ne parleremo a lungo. Disturbi d'ansia, eppure ne faremo e ne parleremo. Parzialmente insonnia, poi le altre non le tratteremo. Però adesso non è importante questo. Quello che è importante è che in questo teorico modello, ovviamente, i disturbi che sono collocati più verso l'alto si associano a livelli eccessivi di serotonina, i disturbi che stanno verso il basso si associano, si associerebbero a livelli decurtati di serotonina. Che cosa vuole veicolare questa figura? Prima di tutto, no, o meglio, perché la cito? Perché fin da adesso vi spingo, vi suggerisco una forma di cautela. E noi passeremo giorni a parlare di depressione e di meccanismi serotoninergici o monoaminergici della depressione. E poi succede, è successo ogni anno e succederà anche a voi, in parte inevitabile, che arriveranno tantissimi all'esame che diranno la depressione è causata da un deficit della serotonina. Che strettamente parlando non è vero. Cioè, non è vero, quantomeno non è stato mai dimostrato. Oltretutto, proprio guardare questo modello generale ci dice che non può essere che quadri patologici molto diversi fra di loro siano associati allo stesso meccanismo. Questo non vuole mettere in discussione che il trattamento, quando trattamento farmacologico della depressione deve essere intrapreso,
sia prevalentemente serotoninergico. Questo non vuol dire, ancor più con cautela, che quando deve essere scelto un trattamento farmacologico del disturbo ossessivo-compulsivo, questi non siano principalmente agonisti serotoninergici. E così anche per il panico, per i disturbi di panico. Però evidentemente vi voglio in qualche modo mettere allerta dal semplificare che il disturbo di panico è un problema di efficienza serotoninergica, e così il disturbo ossessivo compulsivo, e così la depressione, perché anche logicamente qualcosa non funziona. Vi ricordo anche un'altra cosa, che questa parte che ho trascurato, per esempio le disfunzioni sessuali, rende ragione forse di una delle principali classi di effetti collaterali indesiderabili dei trattamenti antidepressivi. È forse noto ai più, tra gli effetti collaterali dei trattamenti cronici con antidepressivi, il cui meccanismo d'azione è un'azione agonistica serotoninergica, c'è una caduta della libido e sostanzialmente una riduzione progressiva del desiderio sessuale. Spendiamo solo qualche parola per anticipare, visto che comunque, volente o nolente, il disturbo psicologico, il disturbo psichiatrico più diffuso in assoluto, che vede prima o poi nella vita numeri oscillanti tra il 7 e l'8% dell'intera umanità, detto prima o poi nella vita affetta, e che, come vi ho già detto, vede regolarmente il primato in tutti gli stati in cui si fa il monitoraggio farmacologico della classe di farmaci più vendute e utilizzate in assoluto. È una storia prevalentemente di agonisti serotoninergici. Però almeno 3 generazioni di farmaci antidepressivi si sono susseguiti, e alcuni ormai li conoscete. La prima sono stati gli inibitori dell'EMAO, cioè farmaci che inibiscono l'enzima monoaminossidasi a livello presinattico, e in questo modo lasciando più monoammine, in questo caso specifico serotonina disponibile. Gli anti-MAO, come detto mi sembra in 1 o 2 lezioni fa, in massima parte si tendono a non usare più, perché avevano questo effetto sistemico indesiderabile di bloccare anche le ammine che a livello epatico eliminano tutta una serie di nutrienti, tanto da determinare quella che, come ricordate, viene chiamata cheese reaction, reazione al formaggio, perché i formaggi, insieme ad altri alimenti, sono quelli che contengono massivamente ammine, e quindi la disattivazione dell'enzima provoca purtroppo una serie di conseguenze cardiocircolatorie, che è questa reazione al formaggio. La classe successiva di antidepressivi che in qualche modo ha sostituito storicamente gli anti-MAO sono stati triciclici. Ancora si utilizzano, ma molto poco. Perché? Perché i triciclici bloccano la ricaptazione di tutte le monoammine, come a dire, non hanno una specie di selettività, o solo per la serotonina o solo per la noradrenalina, che sono i 2 neuromodulatori in qualche modo più associati alla patologia depressiva. Oltre, come leggete qui, avere anche l'effetto indesiderabile di bloccare i canali per il sodio. Poi la vera e propria
fra mille virgolette, rivoluzione, è stata l'ultima generazione di farmaci antidepressivi. Ormai a tutti noto, sono di gran lunga i farmaci più venduti e sono i bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina. Voi certamente conoscete il nome commerciale Prozac, ma Prozac, il cui principio attivo è la fluoxetina, è solo uno dei tantissimi SSRI, cioè bloccanti selettivi della ricaptazione. Il fatto che esistano diversi bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina, da una parte, il fatto che esistono diversi recettori serotoninergici, almeno 12, il fatto che esistono trattamenti per disturbi molto diversi fra di loro, in qualche modo trova una ragione d'essere. Senza, non è che ci serve guardare questa figura, ma serve solo per darci una misura della complessità. SSRI vuol dire letteralmente bloccanti selettivi della ricaptazione della serotonina, e quindi agonisti serotoninergici. Ma poi che scopri? Che non fanno una sola cosa, ne fanno tante altre. Qui adesso non importa quanta roba ci sia, però vi dice che recettori di molti altri neuromodulatori vengono influenzati dagli SSRI. E quindi è un ulteriore invito a una certa cautela per quanto riguarda le semplificazioni. La serotonina è un disturbo da serotonina bassa. La depressione è un disturbo da serotonina bassa. Perché purtroppo gli SSRI, e questo ne fa pure la differenza, agiscono principalmente sul meccanismo serotoninergico, ma anche su molti altri siti. Sempre un po' a cavallo fra farmacologia e droghe, ma vi ho già detto, il confine è sottile, il confine poi l'ha fatto la storia, l'ha fatto gli orientamenti culturali che cambiavano. L'LSD, dietilamide dell'acido lisergico, è stata, a partire dalla fine degli anni 60, la droga per eccellenza. Addirittura si è parlato di cultura psichedelica, alludendo a tutto quello che di letterario, cinematografico, oltre appunto alle esperienze, si è fatto con l'LSD. Ma non si legge, oppure se si legge è troppo lungo, non è questo adesso il momento di leggere. Di nuovo, l'LSD è nata in un laboratorio farmaceutico. È nata in un laboratorio farmaceutico della multinazionale svizzera, la Sandoz, e Albert Hofmann, come spesso capita, per puro caso la scoprì. Stava lavorando su un parassita, su un fungo che spesso intacca le graminacee, la segale prevalentemente, e lavorando con questo successe che sostanzialmente entrò a contatto con le mani, con alcune delle sostanze che stava maneggiando, e cominciò a sperimentare una gamma di sensazioni. Un po' di vertigine, perdere di equilibrio, ma soprattutto l'aspetto più intenso, che poi è quello che ha dato la stura a tutti quei decenni di cultura, le allucinazioni. Addirittura, e può sembrare sorprendente, dopo la scoperta, che come vedete è del 38, per circa 2-3 anni l'LSD, che chiunque nel mondo conosce, chiama e associa una droga molto pesante, ormai alcuni aggettivi sono entrati anche nel linguaggio comune, lisergico, psichedelico, sono termini che associamo
ha questo grossolano background culturale. Però dicevo, per alcuni anni è stato un farmaco. La Sandoz l'ha commercializzato. E sapete qual era l'utilizzo? Anche qua, la psicoterapia. Nel caso specifico dell'LSD, la brevissima stagione di utilizzo dell'LSD come farmaco, Diselid si chiamava il farmaco che aveva come... su cosa lavorava? Lavorava sull'emersione dei contenuti repressi. Non faceva molte altre cose oltre a far emergere eventuali contenuti repressi. E per una breve stagione poi la torsero di mezzo per ovvie ragioni, perché era una sostanza che provocavano grandi, molti altri effetti di tipo diverso. La storia è molto carina, perché Hoffman, che era un serio chimico, si innamorò di questa sostanza. Gli piacevano assai queste esperienze allucinatorie. Poi si racconta di come la vera comparsa avvenne quando faceva un pezzo in bicicletta andando a trovare il suo capo, sostanzialmente. È talmente vero che a distanza di anni in certi posti si fa il Bicycle Day per festeggiare la passeggiata in bicicletta di Hoffman quando ebbe le prime esplosioni di allucinazioni. E ripeto, nei fatti la cultura degli anni 70-80 è stata contaminata dall'uso, dall'esplosione di queste, di questa sostanza, l'LSD, con, ripeto, un forte background culturale, paraculturale attorno, perché si riteneva che ci fosse una forma di apertura della coscienza e della consapevolezza favorita dall'assunzione di questo. Nei fatti, una cosa certa erano le allucinazioni. Alcune di queste rappresentazioni sono pure belle, se vi piacciono o meno, non lo so, però non è forse l'aspetto centrale di questa sostanza. E lo stesso Hoffman, che evidentemente un po', scusate il termine, sbroccò, perché ha avuto un pezzo della sua vita in cui, in maniera un po', noi diremmo con un termine più recente, New Age, no, scusate, andava in giro propagandando in qualche modo gli stati di coscienza alterati. Beh, questo è il serio ex farmacologo Hoffman, che fa sostanzialmente un'elegia degli stati allucinatori indotti dall'assunzione di LSD. No, solo un po', che è lunghissimo, solo per farvi vedere come a un certo punto, dalla serietà dell'analisi farmacologica, food now to the chant, howling, the world is howling, the soul is howling, the skin is howling. È proprio un happening, diciamo così, parapsichedelico a cui partecipava Hoffman, che per buona parte della sua vita continuò ad assumere LSD oltre ad averla scoperta. Vabbè, il senso e il messaggio è arrivato. Buono, e fermati. Vi ricordo che però due cose. Primo, non era completamente nuovo, non sono equivalenti, perché hanno storia diversa, anche in parte principi attivi diversi, ma in certe culture sostanze molto simili all'LSD esistevano. La mescalina, il peyote, che le culture centroamericane, principalmente messicane, hanno usato in contesti sciamanici per visioni, hanno in massima parte azioni di tipo psichedelico, di tipo allucinatorio, del tutto simili all'LSD.
in parte ne condividono anche altri meccanismi. E anche tutta una serie di eventi storici del passato, ovviamente con una certa cautela, perché la certezza non ce l'abbiamo, può essere riletta nei termini di alcune di queste droghe. Chi di voi c'ha un po' di passione letteraria classica e ha letto La lettera scarlatta, oppure chi di voi ha un po' di passione per film più o meno gotici, horror, stregoneschi, eccetera, eccetera, probabilmente prima o poi ho sentito parlare delle cosiddette streghe di Salem. Le streghe di Salem, purtroppo, è un episodio storico, almeno degli Stati Uniti. I satelliti non hanno una lunghissima storia, e quindi alcune cose sono state riraccontate in molti modi, eccetera. Insomma, stiamo parlando di un periodo appena successivo all'arrivo di coloni, di pellegrini, di puritani nella costa est degli Stati Uniti, Salem nello stato del Massachusetts, e si verificarono alcuni casi di ragazze che presentavano convulsioni e allucinazioni. Poi diventò un vero e proprio fenomeno collettivo. Decine di persone, prevalentemente donne, presentavano le stesse manifestazioni e si fecero processi. La maggior parte di queste furono mandate a morte perché accusate di stregoneria. Alcune confessarono pure, ma la confessione ottenuta sotto tortura conta quello che conta. Che ci azzecca con la serotonina e eventualmente con l'LSD? Non lo sappiamo con certezza. This is the story of the witches. So you might know what happened during the Salem witch trials from February 1692 to May 1693. The Puritan community in Salem, Massachusetts, was overtaken by a witch hunt that resulted in the execution. Probabilmente una strega. We have an idea how to start. Queste sono le prime due che hanno avuto l'episodio. The Salem witch trials are traditionally explained as a form of mass hysteria, political sniping, or Puritanism gone amok. But what if there were another reason? And what if that reason was spread? Pane, pane di segale. La clavicis purpurea, o chiamata comunemente ergot, è il fungus, è il parassita che tende a contaminare le graminacee. Nello specifico, è esattamente lo stesso parassita che per primo maneggiò Hoffman quando scoprì. E grazie, credo. Adesso, ovviamente, basta, i blocchi. Oh, non lo sappiamo perché è inverificabile, però il caso delle streghe di Salem, ma molti altri casi precedenti nella storia, anche della storia della stregoneria. La storia della stregoneria è quasi tutta una storia di neurologia e di farmacologia. È di neurologia perché moltissime delle non so quante streghe mandate a rogo erano sostanzialmente affette da epilessia.
in assenza di conoscenza di questo disturbo. Poi si può discutere perché erano prevalentemente donne, ma questa è ancora un'altra storia che prende altri aspetti della cultura del tempo, ma anche di farmacologia, perché di episodi, come probabilmente accadde a Salem, di contaminazione nei magazzini, nei silos dove venivano conservati il grano, la segale, da parte di questo parassita, sono relativamente comuni e nei fatti determinano una forma di, tra virgolette, avvelenamento da qualcosa di simile all'LSD, che poi molto tempo dopo, nel 38, scoprì Hoffman. Una cosa è certa, anche se è semplificato quello che vi faccio vedere adesso, è che quella sinestesia, cioè contaminazione fra diverse modalità sensoriali, quello stato allucinatorio, quantomeno trova ragione da, adesso vedrete, due brevissime clip delle neuroimmagini di individui che non hanno assunto e di individui che hanno assunto l'LSD. E vedete come il cervello di chi ha assunto l'LSD in quel momento specifico sia complessivamente molto più attivato, ma soprattutto, fra virgolette, più interconnesso, come se tutto comunicasse con tutto. Guardatelo. Cioè, anche qui forse non dico nulla che non sappiate già, il termine trip è stato spesso usato in queste culture per indicare l'esperienza del viaggio. E quella brevissima cosa che avete visto è probabilmente un aspetto della storia, che tutta quella complessità, perché l'esperienza, altrimenti non sarebbe nata tutta una cultura, tutta una letteratura su questo, è alla base di una modalità di funzionamento cerebrale molto anomala, in cui davvero ogni area cerebrale apparentemente dialoga con altre, in qualche modo raggiungendo uno stato funzionale che tipicamente non si osserva. Dell'estasi abbiamo già detto, perché l'MDMA agisce mediante il blocco dell'acceptazione sia della noradrenalina sia della serotonina come stimolante, ma come droga che si associa a euforia, aumento di senso di empatia, capacità di dialogare con gli altri, che poi è la ragione per cui anch'essa ha avuto la breve stagione di utilizzo psicoterapeutico. Anche qui non ci sono dubbi, perché l'estasi è una droga, mentre l'LSD nelle mode culturali in parte viene usata molto meno per il sostanza d'abuso, l'estasi invece c'è ancora una realtà nel mercato dell'abuso. Una cosa è certa, nella semplificazione di neuroimmagini strutturali, l'espressione bruciare i neuroni, che a volte si associa all'uso cronico dell'estasi, non è solo una metafora linguistica. Ripeto, è solo un'immagine, però vi fa vedere come i cervelli di individui normali confrontati con persone abitualmente e cronicamente utilizzatori di estasi siano molto diversi, ci sia proprio una rarefazione dal punto di vista funzionale nei cronici assuntori di estasi. E quindi in qualche modo, indipendentemente dai fattori culturali, indipendentemente dalla legislazione, l'uso cronico di queste sostanze d'abuso è certamente qualcosa che provoca seri danni all'attività cerebrale.
Sì, ma io devo fare una pausa da qualche parte. Partiamo da qua, dai, tanto inutile. Allora, facciamoci una brevissima pausa perché se tutto va bene con oggi chiudiamo velocemente col capitolo psicofarmacologia e domani possiamo cominciare con i metodi di ricerca. Devo bloccare, come al solito, la condivisione.